Cambiamo argomento, che è mattina 9, vi diciamo che Napoli, lo sapete, è la capitale della moda e della bellezza, e infatti sarà il nostro bellissimo teatro della mostra d'oltremare ad accogliere la finale di Miss Europe Continentale edizione 2017, una serata imperdibile, ricca di ospiti, ricca di sorprese. Noi qui abbiamo ospiti che ci racconteranno che cosa accadrà il prossimo 25 novembre, e con noi ci sono appunto Alberto Cerqua, fondatore del concorso, buongiorno, ben trovato a mattina 9, poi c'è Giuseppe Piras di Piras Parrucchieri, che ha un ruolo importante in questa edizione. Poi abbiamo, Claudio, la bellissima Anna Semenkova, la Miss Europe Continental 2016. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Complimenti, sei bellissima. Grazie. Allora, parliamo, Alberto, di questa edizione che appunto vede protagonista la nostra Napoli. Come mai Napoli diventa anche capitale della bellezza? Io sono campano, quindi sono napoletano, e dopo aver reso questo concorso internazionale, dopo che questa è la quinta edizione, tra poco ci si avvicina alla sesta, manca veramente un mese, perché a gennaio rientriamo nella sesta edizione e compiamo i nostri 6 anni. Concorso giovane ma importante. Siamo oggi in tutta Europa, quindi ho portato prima questo concorso in altre città importanti d'Italia, fino a che questo concorso ha fatto il giro dell'Europa. Siamo arrivati anche a Dubai, perché oggi il concorso è presente anche a Dubai, e io, napoletano, imprenditore campano, sentivo la mancanza di casa e quindi sentivo l'esigenza di portare questo concorso nella nostra capitale della moda, come hai detto poco fa. Intanto tra poco avremo delle immagini che rappresentano la manifestazione dello scorso anno, dove naturalmente ricorderemo primeggiò Anna. Fu premiata, eccola qui. Anna, ricordi queste immagini? Sì. Tu hai vinto l'edizione dello scorso anno, adesso lo sappiamo che sei un po' emozionata, però cerchiamo di trovare le parole giuste per descrivere un po' quel momento, una grande emozione per te. Che emozione hai avuto? Una grande emozione, ti emozionò quel momento, ovviamente. La vittoria, no? Sì. Dell'edizione dello scorso anno. Questo è il mio sogno. E tutta vita, anche quando è stata bambina, tutta vita io sognavi sì. di diventare una modella. Sì, cambiata la tua vita, Anna? Sì, è cambiato molto. Grazie Miss Europe Continental per tutto, perché io sempre viaggiare per tutta l'Europa per lavoro, e poi soprattutto io ho trovato persone giuste. Hai ragione, perché ha questo la è importante, giusta. No? È importante, molto importante, perché questa vita è difficile trovare queste persone. Certo. Ma io ho trovato lavoro, ho trovato persone per il mio lavoro, per il mio futuro, e tante cose belle. Intanto Giuseppe Piras di Piras Parrucchieri cura la bellezza di tutte le miss, un grande lavoro, possiamo dire, di arte. Sì, il nostro gruppo di artistic team è stato preso in carica da Alberto Cerqua, che ha fatto sì che in pratica noi dovessimo curare l'immagine di queste bellissime ragazze, che sono veramente incantevoli. Come riesci, ecco, a tirar fuori da loro il meglio, ecco, a valorizzare ancora più la loro bellezza? Allora, io sono sempre del parere, come ben sai, sì, di esaltare con la naturalezza, mai falsare ciò che sono, anche perché vediamo Anna Semenkova, che è bellissima nella sua naturalezza, quindi esprimere il naturale di una donna, quindi tirar fuori il meglio di sé è proprio la chiave del successo. È anche un successo che poi resta, una bellezza. Esaltare delle caratteristiche proprie, credo sia proprio il principio cardine proprio della bellezza in generale. La bellezza che resta. Intanto Alberto, ecco, vogliamo capire, lei diceva bene Anna, l'opportunità, molte volte è importante trovare la persona giusta. Quali sono le opportunità che si danno alle Miss, e perché poi in te nasce l'idea di realizzare Miss Europe Continental in the World, proprio nel mondo? Allora, innanzitutto io penso che il principio di un concorso sia il proseguo delle miss, e quindi la continuità di lavoro, che le opportunità che diamo ad ogni ragazza che arriva da ogni posto del mondo per questo concorso. Il concorso si svolge in finali provinciali, finali regionali, finali nazionali in ogni nazione d'Europa, e poi la finale europea. Il principio, ecco, è proprio l'aspetto lavorativo. Noi offriamo
secondo me non è, è anche poco parlare di contratti lavorativi. Il nostro lavoro inizia il 1° gennaio e finisce dopo la finale europea per ogni ragazza. Ma non perché siamo in televisione, non perché spesso la gente parla, ma è un dato di fatto. Cioè, a Miss Europe c'è lavoro. C'è una realtà che c'è esiste. C'è lavoro e c'è una realtà che esiste. Prima mi accennavi... È un percorso professionale, no? Un vero e proprio percorso professionale. Prima mi accennavi Miss Europe Continental in the World. Sì, è una fase del concorso che è nata, chiamiamola fase, diciamo è un... è il modo giusto per dare l'opportunità alle ragazze di altre nazioni che non fanno parte del continente europeo, quindi Dubai, Las Vegas, New York. Stiamo creando anche accordi con altre nazioni molto importanti, e quindi tutte le ragazze di origine europea possono partecipare alle selezioni di queste nazioni. Fantastico. Intanto Anna, adesso una notizia un po' spiacevole, e cioè che quest'anno dovrai cedere la tua corona, siccome noi sappiamo che tu caratterialmente sei, insomma, sei sempre molto ambiziosa, sei, vorresti tenerla per te questa corona, però quest'anno la devi cedere. Ecco, parlo lentamente così che tu possa capirmi meglio. E quest'anno ovviamente ti succederà, arriverà un'altra modella che prenderà il titolo che tu hai conquistato lo scorso anno. Sei contenta di questa cosa? Io contenta sempre. ma no, io lo so che io devo andare avanti, non posso firmare. Io lo so che io voglio lavorare ancora con Miss Europe Continental, con Alberto e tutto staff. E certo, questo anno ho vinto altra ragazza, ma però... No, come io. Che consiglio puoi dare alla futura Miss? Hai vissuto già questo momento, che consiglio ti senti di dare alla futura Miss? Io auguro a tutti Miss... di ridarmi la corona perché mi spetta di diritto. No, sto scherzando. Di essere se stesse. Allora, Giuseppe... Sei emozionata? Sì. Stai pensando alla corona. Allora, Giuseppe, che cosa preprerai il 25 novembre? C'è qualcosa che ci puoi anticipare che potremo approfittare anche noi di sapere per la nostra immagine? Come ti dicevo, noi gli Artistic Team, il gruppo che faremo parte di questa manifestazione, abbiamo avuto l'onore di partecipare di questa manifestazione. Cosa prepariamo? Abbiamo dei temi ben precisi, dove in pratica abbiamo studiato, che sono da qualche mese che stiamo studiando per portare avanti questo tema ben preciso, anche per non creare improvvisate varie. Però non voglio dirle, perché se le vedremo poi mi farà più piacere darvi una bella sorpresa. Esatto. Una sorpresa. Io intanto per chiudere chiederei ad Alberto quali sono le novità che la finale di quest'anno riserva, perché ce n'è una sempre nuova ogni anno, quest'anno in particolare. Ma quest'anno abbiamo messo in campo una produzione top. Io penso che forse in tutta la mia carriera non ho mai creato una cosa del genere, perché il mio obiettivo era quello di arrivare a Napoli e di creare l'Olimpiade della bellezza. Io un po' così l'ho chiamata questo concorso, che è una vera e propria Olimpiade. Ci sarà Sara Michael, che è un ospite d'eccezione, ed è la prima volta che viene in Italia per questo concorso. Ci sarà anche Marianna Rodriguez, quindi abbiamo creato una giuria d'eccellenza, ma il vero colpo all'occhio sarà la produzione futuristica che abbiamo messo in campo, che veramente il concorso è stato rivoluzionato in ogni suo essere. Ci tengo, non per difendere Anna, però un po' di difficoltà ce l'ha perché lei non parla l'italiano, che è russa, e non è facile stare in televisione, le telecamere puntate, certo. Ma è stata già bravissima luci, a interloquire, sì, con noi, insomma, è stata bravissima, non è già è tanto che lei in pochi mesi ha imparato l'italiano, è una lingua difficilissima, è vero, il latino è una delle lingue, certo, secondo me più complesse, certo. Danno delle costruzioni guarda sintattiche terribili. Grazie ad Alberto Cerco, il fondatore del concorso, grazie a Giuseppe Piras di Piras Parrucchieri, ma soprattutto complimenti e grazie ad Anna Semenkova, Miss Europe Continental 2016, in bocca al lupo, tanti grazie. Auguri a te. Grazie. Restate con Mattina 9, pubblicità.